Buongiorno. Oggi è lunedì 8 giugno. Ho guardato al cielo. E io c'è una dei molto ma molto particolare. Che Barletta giovane, Barletta di degli anni 80, degli anni 70 in poi, fino a ora, perciò gli dico, chi non ha conosciuto Arrigo Guarandacco? Era un figlio di Eraclio, soprattutto era un figlio di Eraclio, perché era il nostro grande Eraclio umano. Al di là di tutti i chiacchiere che avevo detto, era una persona non eccezionale, dico, con questo grande o 5-5. Otro i vedo, ambaragi, otro i vedo. Dire che avete chiesto, dicevo che Ruggero era Margiro Guarandati, ciao Guarandau, chiamavi quando ogni volta come chiamavi io, chiamavi Enzo, tutti gli amici, ecco il figlio di Eraclio. Dicevo Margiro, ieri un personaggio, muore un pezzo di storia, veramente, muore un pezzo di storia a Barletta. Chi non ha conosciuto Arrigo Guarandacco? Chi non l'ha conosciuto? Lui era andato a Berga, se la faceva un barreggio, hanno rimosso tutti i manifesti, perché a dire, ma quando è manifesto, castigo. Vedi, chiede una cosa, Festerino, Cimafede, mondo, solo che non mi va a capire una cosa, che noi siamo da passeggio, è noi che facciamo tutto, è noi che facciamo casino, è noi che vogliamo ci bene, però è un fatto, vuol dire che siamo quando muore qualcuno, e però perché ce ne scordiamo sempre, vogliamo ci bene, che sta vita non suona, mette a venire da capo. Da Barletta la veste della loro, che vi auguro una buona settimana, un buon tutto. Ah, voglio fare anche le condoglianze a Ciccio Leonetti, nata io che se ne è sciolto. In da 3 mesi di tempo di più è morto Cristiano, l'attento di Ciccio Leonetti. Da Barletta la veste della loro, ciao.